No. Prima un veloce saluto dei due capigruppo alla Camera e al Senato. Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, vai. Giustificate il vostro lavoro, forza. Ciao a tutti, grazie, grazie per l'invito, grazie per questa bella accoglienza. Cerchiamo di parlare di cose concrete, perché poi il quadro politico non potrà che farcelo il segretario federale Matteo Salvini. In questa fine settimana verrà approvato in commissione alla Camera il decreto sicurezza bis, che è un altro grande risultato della Lega, che darà ulteriori strumenti al nostro paese per contrastare l'immigrazione clandestina e garantire che episodi come quello della Sea-Watch 3 non capitino più, perché solo in un paese indecente un ministro degli interni che difende i confini rischia 15 anni di galera e una delinquente che sperona la nave della Guardia di Finanza va in televisione a pontificare e viene accolta a Parigi con tutti gli onori. Questa norma è una norma che farà sì che questo non accada più e sarà un ulteriore strumento per continuare a contrastare un fenomeno che i professoroni dicevano fosse incontrastabile, quello dell'immigrazione clandestina, ma che grazie alla Lega e soprattutto grazie alla determinazione di Matteo Salvini noi abbiamo risolto, perché gli sbarchi sono calati del 90%, quindi questo vuol dire che volere è potere. Quando si ha la gente dietro, quando si ha il consenso, quando si hanno i voti, si possono cambiare le cose, si può cambiare la storia e sono orgoglioso di far parte di un partito che con coerenza anche in Europa sta tenendo la scheda dritta e non si piega a compromessi al ribasso. Un partito che ha detto e ha chiesto i voti agli italiani per cambiare l'Europa e quindi non si adatta a votare insieme a quelli che l'Europa l'hanno governata negli ultimi anni sempre e hanno costretto l'Italia alla più grande crisi che ricordi, hanno costretto l'Italia a leggi come la legge Fornero che noi abbiamo modificato, hanno costretto l'Italia a subire l'immigrazione selvaggia, hanno fatto gli interessi di Francia e Germania a discapito della nostra economia. La Lega non è complice di questo compromesso, la Lega non è complice di questo accordo, la Lega mantiene fede al mandato in Italia e anche in Europa per cambiare le cose. Se qualcun altro non lo fa, evidentemente sarà il Matteo a dirci cosa dovremo fare noi. Grazie a tutti, viva la Lega, viva Barzago, grazie ancora. Ciao a tutti, intanto un bel applauso agli organizzatori della festa, a tutti i militanti, che sappiamo che organizzare le feste non è facile, tra l'altro mi permetto, visto che siamo qui a Barzago, anche di fare un bel chiedo un bellissimo applauso ai nostri, sono stati due militanti di questo territorio, a Claudia e Mario, che dal cielo da su guardano, vegliano su di noi e ci proteggono. Grazie per tutto quello che avete fatto. Io vi racconto quello che abbiamo votato questa settimana in Senato ed è una bellissima notizia per tutte le donne, grazie anche al bellissimo lavoro, al grande impegno che ci ha messo il ministro Giulia Bongiorno, perché prima era passato alla Camera e finalmente è diventato legge questa settimana l'approvazione della legge, il famoso codice rosso, questo per finalmente venire incontro ai tanti abusi, alle tante difficoltà che subiscono le donne e quindi noi le donne le vogliamo proteggere, gli altri chiacchierano e noi la legge per proteggere l'abbiamo fatta, a differenza di tutti quelli che parlano e basta. Quindi d'ora in poi, dopo 3 giorni, i magistrati non potranno ignorare le denunce di stalking. C'è anche quel bruttissimo fenomeno, soprattutto tra i giovani, di questi video che girano e che poi tra col bullismo, cyberbullismo, anche questo è stata una risposta concreta, perché siamo vicini ai nostri giovani. Basta con queste schifezze, vogliamo intervenire e punire veramente chi non si comporta, chi non rispetta le regole e chi non usa il buon senso. Quindi occhio a internet, che è un bello strumento, ma bisogna sempre usarlo con buon senso. E poi questa settimana è stata anche la settimana dove abbiamo approvato in prima lettura, adesso arriverà la Camera, il famoso decreto salva fondi, così è stato chiamato, che in realtà non è altro che una presa d'atto della lungimiranza e della capacità del governo di vedere prima quello che succede, la capacità dei nostri ministri, che era quello semplicemente, abbiamo verificato che da quota 100 a reddito di cittadinanza
ci sono stati dei risparmi e questi risparmi li abbiamo messi a disposizione per rimanere nei parametri così come avevamo stabilito nella legge di bilancio. E quindi di conseguenza abbiamo dato un bello schiaffo a tutti quelli che tifavano forza spread, forza procedura di infrazione, quelli che volevano la manovra correttiva, quelli che volevano la patrimoniale, quelli che volevano farci cancellare la legge Fornero. No, il governo ha la schiena dritta, come ha detto bene Molinari, noi ci siamo, noi andiamo avanti con le nostre regole che sono quelle chiare. Noi vogliamo fare gli interessi degli italiani, siamo stanchi di chi ci ha venduto in passato, fregandosene del nostro popolo e ha pensato solo ai propri interessi. No, noi mettiamo sempre prima gli italiani. Grazie, viva la Lega, viva Barzago, grazie a tutti, viva Salvini. Adesso però tocca a te, giusto, no? No, c'è Centinaio, il ministro Centinaio, che pensava di anche lui di e invece qua che sull'agricoltura è un bel dato. Ti faccio anche da presentatore, hai visto che bello che è? Fate un bel applauso Gianmarco Centinaio. Sei un amico, eh? Siete degli amici, grazie, grazie veramente. Beh, visto che Romeo ha fatto un po' l'excursus della settimana, lo faccio anch'io, così almeno mi tolgo e i giornalisti poi aspettano Salvini a sentire quello che ha da dire. Una settimana importante dove lunedì siamo andati in Europa. Lunedì siamo andati in Europa perché in Europa siamo andati a dire che l'agricoltura italiana non si tocca e che se l'Europa vuole tagliare 3 miliardi di euro agli agricoltori italiani, se glielo rimandiamo a casa quella proposta. Assolutamente, l'agricoltura italiana è un'agricoltura di qualità. L'agricoltura italiana è il made in Italy, è tutto quello che noi mangiamo, è tutto quello che consumiamo, è tutto quello di cui noi andiamo orgogliosi. L'agricoltura italiana è quello che ci permette, permette a tutti voi, quando andate al mercato o al supermercato a comprare, che vi permette di poter acquistare prodotti di altissimo livello qualitativo. E questo è il lavoro che stiamo facendo. Andare in Europa, come abbiamo fatto lunedì, per dire che l'etichettatura non vuol dire made in Europe. Made in Europe, sapete che cosa vuol dire? Che se dell'olio arriva, viene prodotto in Tunisia e viene imbottigliato in Italia, per l'Europa è made in Europe. Per noi invece deve essere made in Italy, olio italiano prodotto in Italia, imbottigliato in Italia. Questo è tutelare gli agricoltori e i consumatori. E contemporaneamente siamo andati ancora una volta a dire che per quanto riguarda i balneari noi siamo per uscire dalla direttiva Bolkestein. L'abbiamo detto in più di un'occasione, siamo stati quelli che abbiamo detto 15 anni di proroga per i balneari, gli altri l'avevano solamente detto e noi l'abbiamo fatto. Quando noi diciamo promesso, fatto, questo è il modo di lavorare della Lega, questo è il modo di lavorare dei ministri della Lega, questo è il modo di lavorare dei parlamentari della Lega. E qui voglio ringraziare i colleghi della Camera, in questi giorni è stato approvato il DDL sul turismo. Sapete una cosa? Partito Democratico, Forza Italia, Fratelli d'Italia che continuavano a rompere le scatole dicendo che sul turismo non c'erano proposte, che sul turismo non c'erano idee, che sul turismo non si faceva niente, abbiamo portato a casa il provvedimento senza un voto contrario, perché quello è un provvedimento importante e quando la Lega fa delle promesse le porta a casa. Oggi stamattina abbiamo presentato il piano triennale del turismo. L'Italia è una superpotenza mondiale nel settore del turismo, dobbiamo ricordarcela questa cosa. E fare un programma triennale per il turismo non lo fa nessuno, noi l'abbiamo fatto perché abbiamo una visione a medio lungo termine, perché vogliamo portare a casa i risultati, perché vogliamo che i turisti quando vengano in Italia vedano delle cose belle e non vedano delle schifezze come vedono in alcune città d'Italia. E quindi anche qua il lavoro quotidiano che non finisce sui giornali, perché molto spesso non finisce sui giornali, perché non è interessante dire che i turisti in Italia stanno aumentando, magari è bello dire che stanno diminuendo perché il ministro Centinaio è un pirla, e invece no stanno aumentando, alla faccia di chi invece continuava a dire l'opposto. E quindi lavoro quotidiano in silenzio e continuare ad andare avanti. Grazie, viva la Lega. Campeo,
Adesso è il momento del nostro segretario federale Matteo Salvini. Grazie. Fate arrivare in cucina l'applauso ai volontari militanti che si prendono qualche giorno di ferie per fare salamelle e patatine e sono l'unica nostra fonte di finanziamento. Niente rubli, niente dollari, salamelle e patatine. Quindi se qualcuno vuole indagare sulle fonti di finanziamento della Lega, va in cucina a Barzago e trova del materiale scottante. Salsicce, lasagne, chissà da dove, costine, è pesante. Vi do innanzitutto appuntamento al 15 settembre, non prendete impegni perché quest'anno sarà una roba incredibile, non è lontano da qua, ma ci vediamo a Pontida perché il 15 settembre si fa la storia quest'anno. E poi che dirvi, grazie. Vi dico grazie perché quello che abbiamo fatto in questo anno l'abbiamo fatto grazie a voi. Ero qua l'anno scorso, eravamo agli inizi, fra mille dubbi, ce la faremo, non ce la faremo, ce lo faranno fare. Ci hanno messo i bastoni fra le ruote in ogni maniera, in Italia e all'estero. Io oggi arrivo dalla Finlandia, dove abbiamo fatto la riunione dei ministri degli interni di tutti i 28 paesi dell'Unione Europea. E vi posso dire con orgoglio che in tantissimi hanno detto grazie Italia per aver bloccato gli sbarchi di immigrati clandestini e aver protetto le frontiere dell'Unione Europea. Mentre qua ci sono i fenomeni di sinistra che ci denunciano, ci minacciano, ci oltraggiano. Carola, che voglio dire, uno basta che la guardi in faccia, proprio qua doveva arrivare. Che se fosse arrivata a Pusiano non so se sarebbe andata lontano, però vabbè, comunque e devo dirvi che c'è una nave di una ONG che arriverà fra una decina di giorni nel Mediterraneo, fa il giro lungo perché ha bandiera norvegese. Io ho beccato il collega ministro norvegese simpatico che mi ha detto: Salvini, hai ragione, fate bene a fare quello che fate. Ho detto: amico mio, però occhio alla bandiera della vostra nave. Ho detto: faremo tutti i controlli necessari. Ma questo per dire che l'anno scorso di questi tempi, era luglio, eravate abituati ad accendere i telegiornali, a vedere migliaia di sbarchi, 10.000, 50.000, erano arrivati a essere 200.000 gli sbarchi in un anno. Ad oggi, 18 luglio, siamo fermi a quota 3.000. 3.000. 3.000. Certo, ci è costato qualche minaccia, qualche processo, qualche denuncia. Non conto più le denunce nei miei confronti, ma pure Carola mi ha denunciato. Cioè, fra le tante denunce pure la zecca tedesca mi ha denunciato. Però, vabbè, vediamo. Vado avanti serenamente. Il decreto sicurezza deve essere approvato entro il 13 agosto e avrà dei passaggi importanti. Oggi è stato approvato l'emendamento che prevede la multa fino a 1 milione di euro per le ONG che non rispettano le leggi dello Stato italiano. E vediamo se vorranno ancora fare i fenomeni. Sequestro della barca, 1 milione di euro di multa. Poi puoi anche trovare il giudice che ti libera, però intanto ti blocco la nave e ti chiedo un bel po' di quattrini, con cui magari invece di aiutare i clandestini vado ad aiutare i troppi terremotati italiani che sono ancora fuori di casa dopo qualche anno. E quei soldi li useremo bene. Quindi sul tema immigrazione mi sembra che ci siamo fatti notare. Oggi mi hanno attaccato il sindaco di Milano, il sindaco di Palermo, il sindaco di Bari, che è il presidente di tutti i sindaci italiani, e hanno detto: disubbidiremo. Perché? Che cosa ho chiesto? Di fare una roba normale. Ho chiesto il censimento delle presenze in tutti i campi rom che ci sono in Italia, visto che li paghiamo noi. Voglio capire chi ci vive, quanto costa, che lavoro fa, cosa paga, se manda i figli a scuola. Ah no, non si può fare il censimento dei campi rom, ma figurati, li paghiamo noi, anche perché l'obiettivo, me lo ricordo bene, è arrivare alla fine della legislatura con 0 campi rom. Vivi come tutti gli altri esseri umani e paghi l'affitto e paghi le tasse come tutti gli altri italiani.
Non si capisce perché qualcuno debba avere l'acqua senza pagare l'acqua, la luce senza pagare la luce, il gas senza pagare il gas. E se una famiglia italiana non manda i figli a scuola, gli arriva l'assistente sociale a casa e questi educano i loro bambini a un futuro di furto e di rapina e morire che si veda qualcuno andare a salvare quei bambini. Quindi, a proposito di bambini, apro e chiudo la parentesi, in un paese normale ci sarebbero state decine di trasmissioni su quella schifezza che arriva da Reggio Emilia, dove sono stati rubati dei bambini alle famiglie e con l'elettroshock venivano rieducati perché sono business. Ma che paese è quello che specula anche sulla pelle dei bambini? Roba da matti. Vediamo chi voterà la proposta di legge della Lega per una commissione d'inchiesta sulle case famiglia, per andare a vedere chi fa bene il suo lavoro e chi fa male il suo lavoro. Poi stamattina mi sono alzato bene perché noi, e fategli un applauso, i ministri passano, le forze dell'ordine restano, abbiamo i migliori poliziotti e carabinieri che ci siano in circolazione. Oggi operazione contro l'andrangheta fra l'Italia e il Canada, e stamattina 40 arresti per la mafia nigeriana. Ci dicevano che era un'invenzione nostra, che non c'era la mafia che arrivava dalla Nigeria. 40 arresti, droga, prostituzione, traffico di esseri umani, e quindi fortunatamente le cose si fanno. Le cose si fanno, poi lo diciamo anche in provincia di Lecco, perché grazie alla testardaggine della Lega e di nessun altro, grazie ad Attilio Fontana e a Luca Zaia, nel 2026 le Olimpiadi invernali saranno in Lombardia, in Veneto e in Italia. E vuol dire un bel po' di quattrini. Non ci credeva nessuno, qualcuno si è ritirato, qualcuno è scappato, abbiamo vinto, il che significa strade per la Valtellina, significa completare troppi lavori interrotti. Venendo qua mi ha chiamato l'amico Edoardo Rixi da Genova, che mi ha fatto girare le palle, non per lui, poverino, perché poi i giornalisti mi dicono: ma allora il governo va avanti, il governo va indietro. Per me il governo va avanti se fa le cose. Se il governo fa le cose va avanti, se il governo non fa le cose è inutile stare al governo per combinare un accidente. Cioè, uno non è che sta al governo perché gode a fare il ministro. Vi faccio un esempio concreto a proposito di opere pubbliche. Il ministro delle infrastrutture ha confermato il blocco di una infrastruttura che aspettano da 30 anni, non a Lecco ma a Genova, la gronda di Genova e l'autostrada di Genova, che toglie i tir. Tutti voi sarete stati almeno una volta a Genova e c'è l'autostrada che passa in mezzo alle case, in mezzo alla città, e da 30 anni che c'è quest'opera per 60 chilometri, già finanziata a 4 miliardi di euro, per togliere dal cuore della città e dai polmoni dei genovesi auto e tir. La aspettano tutti, però come fai ad avere un ministro delle infrastrutture che invece di fare le infrastrutture blocca le infrastrutture? Non è che, e questo vale per la TAV, vale per la Pedemontana, vale per l'alta velocità fra Brescia, Verona, Vicenza e Padova, vale per le ferrovie del sud. Gianmarco si danna l'anima per il turismo in Italia. Noi al sud abbiamo il mare più bello del mondo. Altro che Spagna, altro che Grecia. Ibiza ci fa una pippa al confronto, voglio dire. Ma tu vai a vedere il mare della Calabria, della Sicilia, della Puglia, però hai la ferrovia a binario unico a gasolio. E se tu in spiaggia non ci arrivi, perché la spiaggia non è attrezzata, perché non ci sono gli aeroporti, perché non ci sono i porti, perché non ci sono le autostrade, non so chi di voi farà la Salerno-Reggio Calabria. Ragazzi, tu puoi avere il mare più bello del mondo, ma se non lo raggiungi il mare più bello del mondo... Quindi il governo va avanti se arrivano i sì, il sì all'autonomia, il sì alla TAV, il sì alle infrastrutture, il sì alla riforma della giustizia che dimezza i tempi dei processi. Ma non possono esserci processi che durano 10 anni. Noi abbiamo detto al ministro della giustizia: porta una riforma che dimezza i tempi dei processi. Oggi leggevo un articolo sul giornale dove la riforma ipotizzata dall'amico
collega dei 5 Stelle alla giustizia, invece di accorciare, allunga i tempi dei processi. Okay? Ho capito, ma non... Forma della giustizia, tu devi dire che i giudici, come tutti gli altri lavoratori italiani, se sbagliano, pagano. Perché non possono essere impuniti se non fanno il loro lavoro. O se ci mettono 15 anni... Qua c'è qualcuno che fa l'imprenditore, fa l'artigiano. Se tu non consegni il prodotto al giorno dato, non è che puoi dire, ma non lo sapevo, non c'ero, dipende, colpa sua e colpa mia. No. In Italia occorrono tempi certi. Perché i colpevoli devono finire in galera e gli innocenti devono tornare a essere persone per bene. Guardate ad esempio, e sono contento, a Massimo Garavaglia, che dopo 4 anni di processo è stato assolto perché non aveva fatto niente. Assessore della Lega, ministro della Lega, 4 anni a processo come il peggior delinquente, ieri arriva la sentenza, assolto per non aver commesso il fatto. 4 anni. In un paese normale tu glielo devi dire dopo 2 mesi, no? Guarda, ci siamo sbagliati. Quindi sono contento perché dopo 4 anni ha finito un calvario. Però come vive una persona per bene, innocente, infamato e sotto inchiesta per 4 anni? E quindi la riforma della giustizia deve dimezzare i tempi dei processi e poi deve stabilire un principio: se un giudice si candida in politica, ha smesso per tutta la vita di fare il giudice. O fai il politico o fai il giudice. Non puoi fare tribunale, parlamento, tribunale, parlamento. E poi il sì più importante è sulla riforma fiscale. Non è un diritto, ma è un dovere di un governo che si chiami governo abbassare le tasse ai lavoratori, agli imprenditori e alle famiglie italiane. Non esiste alternativa se non abbassare le tasse. L'Europa ce lo farà fare. Ragazzi, ma se l'Europa ci dice che Barzago non esiste, noi possiamo anche dire no, guardi, mi scusi, mi sembra che noi esistiamo. E quindi non sarà facile, però abbiamo la voglia, abbiamo le idee, abbiamo il coraggio, abbiamo la libertà, perché non siamo a libro paga di nessuno. Non dobbiamo rendere favori a nessuno. Quello che facciamo lo facciamo perché ci crediamo. L'altro giorno che ho visto che Renzi mi ha accusato di alto tradimento. Cazzo, ma già il fatto che Renzi ancora... Oggi no, oggi l'ha accoppiata. Oggi hanno chiesto le mie dimissioni, Mimì e Cocò, Renzi e la Boschi. Ma come fanno due come Renzi e la Boschi a dire Salvini ha tradito il popolo italiano? Vabbè, comunque, ragazzi, noi andiamo avanti tranquilli perché, come diceva la mia nonna, male non fare, paura non avere, anche se in Italia con certi giudici, anche se tu male non fare, meglio che tu fare il segno della croce e poi andare in pellegrinaggio alla Madonna di Tirano e poi vediamo cosa succede. Però dai, già sulle tasse vi posso dire che dal 1 gennaio dell'anno prossimo partite IVA, artigiani, commercianti, piccoli imprenditori e liberi professionisti che fatturano fino a 100.000 euro pagheranno solo il 20% di tasse, non una lira di più, non una lira di meno. E quindi è già un bel passo. Vogliamo entrare anche in casa dei lavoratori dipendenti, dei precari a vita, perché ormai l'Europa ci ha insegnato che sono normali i contratti di 20 giorni, 20 giorni, 20 giorni, sabato, domenica, vieni a lavorare la domenica, se non puoi lavorare la domenica vai a casa che tanto c'è uno, se rimani incinta poi è la peggiore delle malattie del mondo, perché c'è... E poi si domanda, ma perché gli italiani non fanno più figli? È questo, vorremmo restituire un po' di dignità, un po' di certezze. Non abbiamo ancora fatto, e questo è un mea culpa, e sarà una delle cose che ci dovranno essere nella prossima manovra economica, se non tutte, aumentare tante delle pensioni di invalidità di 280 euro, che sono una vergogna, perché un invalido vero con 280 euro non va da nessuna parte. Un po' di soldi li stiamo risparmiando. Da ministro dell'Interno sono orgoglioso perché entro l'aprile dell'anno prossimo entreranno in servizio
4.500 nuovi poliziotti che riusciamo a assumere grazie al taglio dei costi dell'immigrazione clandestina. Quindi avremo più poliziotti e più carabinieri e meno clandestini in giro per Barzago e per la provincia di Lecco a rompere le palle. Questo è. L'ho detto oggi ai colleghi che non lo sapevano, lo dico anche a voi. Ogni 100 domande di asilo politico che vengono fatte in Italia, quelle approvate sono meno di 20. Vuol dire che 80 su 100 di quelli che abbiamo mantenuto magari all'Hotel Stella sulla passeggiata di Bormio a 35 euro al giorno non scappavano dalla guerra, ma la guerra magari ce la portavano in Italia venendo a spacciare droga fuori dalle scuole dove vanno i nostri figli, e questa gente torna a casa a calci in culo dalla prima all'ultima, perché non abbiamo bisogno di spacciatori e stupratori. Soprattutto per rispetto dei tanti immigrati per bene che sono qua, pagano le tasse, portano rispetto, mandano i figli a scuola e non pensano neanche di venire qua a dettar legge, perché se uno si integra, per carità di Dio, è il benvenuto. A me quelli che danno fastidio sono quelli che arrivano, gli apri le porte di casa tua, gli dai un lavoro, gli dai una casa, gli dai la scuola, l'assistenza sanitaria, gli dai uno stipendio, poi cominciano a dire... ma non mi piace il crocifisso, il presepe, il Natale, Gesù bambino, allora torna a ca tua e te fai quel che te vere, ma non qua, ti accolgo, almeno non rompere le scatole. Quindi, questo abbiamo fatto in un anno, a me piacerebbe farlo ancora a lungo. Certo, stare al governo ed essere insultato dalle opposizioni è normale. Poveretti, quelli del PD... hanno capito che non tornano al governo per i prossimi decenni e quindi cosa fanno? Insultano. Stare al governo ed essere quotidianamente attaccati e insultati da quelli che sono con te al governo è una cosa un pochino più fastidiosa, perché essere attaccati dall'opposizione è normale, essere è Fico, è Di Battista, è Grillo, è La Trenta, è Tizio, è Caio. Io porto pazienza, però fino a che vedo che c'è la possibilità di fare le cose vado avanti. Stare al governo per il gusto di scaldare la poltrona è l'ultima delle cose che faccio nella mia vita, questo è fuori discussione. O si fanno le cose o si va a casa, punto. Vabbè, vediamo. Eh sì, poi tanto la fa facile Molinari, poi sceglie Salvini, ho capito. Vabbè, il bello della Lega è che siamo una famiglia e nel bene e nel male scegliamo tutti insieme, e quindi se ci siete voi noi ci siamo, contiamo su di voi e vedremo di fare le scelte migliori non per un partito ma per un popolo e per un paese, perché prima vengono il futuro dei nostri figli, il diritto alla salute, il diritto alla vita, il diritto al lavoro, e poi vengono i calcoli politici. Se ho la certezza che si può lavorare per fare le cose, vado avanti. Se ho la certezza che qualcuno non ha intenzione di fare niente, si va a casa e parlano gli italiani. Molto semplice. In bocca al lupo, viva la Lega, viva la Brianza, grazie ai militanti della provincia di Lecco, spero che vi possiate godere qualche giorno di vacanza al mare quest'estate, e con l'operazione spiagge sicure abbiamo raddoppiato e ci saranno molti meno vucumpra a rompere le palle sotto gli ombrelloni. Questo è. In bocca al lupo, buona vita e buona fortuna a tutti. Yeah.
Adesso loro vanno a mangiare, qualcuno vuole fare una foto? Le foto le fate con Centinaio. Le bel fieu. Ma come le brusa? Ah, che roba! No, vabbè. Dove ci metti? No, che poi alle 10:30 devo fare un collegamento. Portiamo Barzago in diretta nazionale italiana su Rete 4, grazie al collegamento con Mario Giordano from Barzago. Dove fare le foto? Per le foto, ferma lì. Good tempo. Senza spingere, si entra alla vostra destra. Destra. Sinistra non succede mai niente, destra. Senza spingere, c'è tempo per tutti. Musica, maestro.